chirurgia ginecologica, quindi è un uomo di grido, un uomo molto stimato, un uomo di centro, apprezzato non solo nel nostro partito ma anche praticamente all'interno dei partiti. La Sardegna che cosa si aspetta dall'Europa? Beh, la Sardegna si aspetta di recuperare dall'Europa tutte le cose che non è riuscita ad ottenere sino ad oggi, che sono tante. Ritiene per esempio fondamentale riuscire finalmente a ottenere lo sgravio per quanto riguarda l'energia, che è fondamentale, risorse finanziarie per l'agricoltura mirate eccetera, non che di volta in volta si fanno dei provvedimenti e poi vengono penalizzati gli agricoltori. Ascolti, si ventila una possibilità di centrali nucleari in Sardegna, la vostra posizione? Questo è decisamente contraria, come lo è sempre stata, ma penso che sia una bufala, cioè ogni tanto un'altra volta si parlava di scorie, un'altra volta si parlava di altro e sistematicamente il nostro partito si è sempre schierato contro e questo non si è verificato, anche se quando si parlò di scorie il ministro era allora un nostro ministro Giovannardi e noi abbiamo assunto la posizione nettamente di contrasto perché siamo autonomi e ragioniamo col nostro cervello. E l'UDC su quale tipo di energia punta? Noi siamo per le energie alternative, eolico, per le biomasse, per fotovoltaico e ovviamente anche centrali in funzione dell'attività che si svolge nel Sulci attraverso migliaia di carbone, però per creare ovviamente non fumi ma per creare praticamente quello che è il tessuto fondamentale nel settore dell'industria. C'è un momento anche, in questo momento vuol dire, c'è una specie di dissidio tra voi e la Lega? No, noi non abbiamo mai avuto nessun tipo di rapporto. La Lega ha fatto un provvedimento. È preoccupata che stia risorgendo la vecchia DC, dice la Lega. Se potesse essere, ma non succede, non può succedere, avrebbe motivo di preoccuparsi. La verità è che la Lega fa le battaglie per i loro territori, per esempio come il federalismo fiscale, in cui certamente la Sardegna non esce. Noi abbiamo votato contro alla Camera, al contrario degli altri, perché riteniamo che in effetti noi abbiamo un handicap da questo federalismo fiscale che è fittizio e non ci porta certamente i vantaggi ai quali noi aspiriamo di poter arrivare in tempi brevi.